Un minuto di storia con Padre Pio dalla chiesa conventuale dei Frati Minori Cappuccini di Sant'Anna. Siamo in questo luogo che accolse Padre Pio nel 1916 e qui la sacrestia. Ieri vi abbiamo raccontato di un episodio importante della vita di Padre Pio, la visita di Agostino Gemelli, di Padre Agostino Gemelli, al convento di San Giovanni Rotondo, quello che accadde con Padre Pio e questa volontà da parte di Padre Agostino di voler visitare a tutti i costi senza autorizzazione le stimmate di Padre Pio, e Padre Pio non gliele mostrò. Padre Agostino andò via dal convento un po' alterato, offeso, anche nei confronti dei confratelli di Padre Pio. Che cosa accadde? Beh, in questa giornata subito prese immediatamente carta e penna, e forse da questa immagine possiamo vedere anche un Padre Pio triste, perché fu una pagina triste della storia di Padre Pio che ha scritto Padre Agostino Gemelli in quella giornata. Questo frate francescano, medico, che prese subito carta e penna e scrisse a Monsignor Carlo Perosi, assessore del Sant'Uffizio. Una vera e propria relazione, pur ammettendo che Padre Pio è un uomo veramente di elevata vita religiosa, un uomo esemplare, Gemelli trova il metodo per vendicarsi con un sol colpo di coloro che ritiene i responsabili del gran rifiuto che ha dovuto, tra virgolette, ingoiare a San Giovanni Rotondo. Dopo aver descritto dettagliatamente le stimmate delle mani di Padre Pio, dando l'impressione di averle viste, nonostante la precisazione in premessa di non aver compiuto alcun esame dal punto di vista medico, il clinico francescano attestò questo: al sottoscritto sembra che si tratti di un caso di suggestione inconsciamente prodotto dal padre Benedetto Nardella. In un soggetto malato come il padre Pio, e che ha condotto a quelle caratteristiche manifestazioni di psittacismo, scrive Agostino Gemelli, che sono proprie della struttura isterica. Cosa accadde? La congregazione risponde chiedendo più dettagliate indicazioni proprio per andare ad approfondire l'analisi del caso. E Gemelli scrive ancora il 2 luglio del 1920, poi va ad inviare al Sant'Uffizio questa documentazione senza aggiungere ulteriori commenti. Tra l'altro suggerisce anche di affidare questo studio, lo studio del caso Padre Pio, ad una commissione costituita da un teologo, da uno psicologo e da un medico, e poi in primis subito chiede di allontanare durante l'esame qualsiasi influenza del padre Benedetto, ex provinciale. E appunto fu proprio padre Benedetto che ne fece le spese, venne allontanato da San Giovanni Rotondo, morì qualche anno più tardi senza più incontrare padre Pio.